Oggi vi mostrerò come fare l'esperimento della torre liquida fatta da liquidi miscibili. Il primo ingrediente è un bicchiere con dentro un po' di acqua. Il secondo ingrediente è dell'olio di semi di girasole. Il terzo ingrediente è del detersivo, io sto usando questo qua per i piatti. Il quarto ingrediente invece è dell'alcol denaturato. Allora, prendiamo il nostro primo ingrediente, cioè il bicchiere d'acqua, e prendiamo l'olio di semi di girasole, che verseremo a parete, cioè lo verseremo appoggiando la bottiglia alla parete del bicchiere. Così facendo si formerà lo strato di olio. Prendiamo il detersivo e lo versiamo anche questa parete, come faremo con l'alcol. Ora prendiamo l'alcol denaturato. E lo versiamo. Formando lo strato di alcol. Se non basta, ne aggiungiamo ancora un po'. Per far sì che faccia un effetto strato per strato, dobbiamo aspettare circa 30 minuti o un'ora. Il risultato finale sarà questo qua, cioè tutti gli ingredienti divisi per strati. Ma la vera domanda è: perché succede? Perché si dividono in strati? La risposta è che ogni liquido ha un peso diverso e questo fa sì che non si uniscano.